Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno signore, mi fate un po' di spazio? Come no, voglia. In mezzo. Ma ci fai ride? Certo, no, ce fa piangere, a me mi fa piangere, non ride. Ecco, buongiorno Anna. Leo, Pardo. Come stai? Bene, quando vedo te sto sempre bene. Ah, che bellezza. Anch'io quando vedo lei sto sempre bene. Buongiorno Gina. Buongiorno. Come va? Bene, bene. Siamo qui per inaugurare la prima puntata della Posta del Cuore. È posta per te? No, quello è un altro programma. No, lascia perdere, quindi non ti parli. Diventata. Gli spettatori di Propaganda Live hanno delle domande per voi esperti di testaccio relative a problemi di cuore, e relazioni, sì, consigli. Voi siete le esperte qui. Ah, se lo dici te, mai saputo. Anche lei è inutile, no, che si gira dall'altra parte. Momentaneamente ho di meglio. Momentaneamente ha di meglio lei. Allora, c'è romi.rohh. No, HH, questi sono i nickname. Romi dice: siamo usciti 3 volte, neanche un bacio. Che faccio? Salutalo. Così deve fa? Ma perché lei non gli piace tutto lì? Lei non gli piace? Certo. E cosa dovrebbe fare? Dovrebbe provarci di più lei, se la cosa gli interessa, altrimenti lo manda a quel paese. Infatti, _basso.greek. Beh, ti vuole sapere questo. Ma una relazione aperta al giorno d'oggi è meglio di una chiusa? No, no, aperta in modo che si capiscano meglio tante cose. No, aperta non vuol dire quello, signora. Due persone stanno insieme, ma sono aperti anche alle altre avventure. Avventure. No, se il mio compagno va con un'altra persona, lo manda a fanculo. Però c'è chi lo accetta e fa le batterie. E che cos'è una batteria, signora? Ogni donne, uomini, uomini, due uomini, due donne. Scusate, devo interrompere. Ah, che sono? E qua torniamo sulla stretta attualità. Ma dove metti? Sulla strettissima attualità. Dopo lo spieghiamo a Chiumi. Vabbè, te parli benissimo in italiano. Fare batterie non c'entra niente lo strumento. Vabbè, come mette Trison? Mi sto complicando da solo la vita. Cioè, fare le batterie, cioè chi accetta e fa le batterie? Che vuol dire batterie? Un'orgia praticamente. Ecco, però ci sta tanta gente che lo fa ormai, eh. Orient_ale94 dice: come convinco il mio ragazzo a farmi la proposta dopo 13 anni che stiamo insieme? Ha perso tempo. Dopo 13 anni quello insomma perlomeno poteva andare a convivere. Ma magari convivono, questo non lo sappiamo. Però non gli ha fatto la proposta di matrimonio ancora. E quindi sapia del secchio, lo mandasse subito a farti pulire. Ecco, secondo lei? C'è di ricatto, gli dici bello, o così io te ne vado a far culo per te. Ecco, lei che io dice? Direi lascia stare. Se non ha mostrato entusiasmo per il matrimonio in questo periodo, non può pensare che lo potrà avere anche in futuro. Sinistra e Mancina chiede: mi ha gostata, che faccio? Mi ha gostata? Sì. E che vuol dire? Accostata? No, gostata. Gostata è quando ti stai vedendo con un ragazzo, sentendo, e lui sparisce. Che deve fare questa ragazza? Che deve fare? Deve andarlo sempre a quel paese. Lei non è amata abbastanza, basta. E lei deve decidere se mandarlo a quel paese o sopportarlo. Il consiglio di non sopportarlo. Di non sopportarlo? Certo. Secondo lei invece? Lo manda a far culo. Questa diciamo è la risposta che va per la maggiore qua. Generale. L'ultima domanda. La Silvius chiede: cosa ne pensa testaccio dei sex toys? Che sono i ragazzi giovani, i toys dei giovani. No, quelli sono i toy boy. Esatto. I sex toys. Tipo il vibratore. Io insomma che ah ecco. Che cosa ne pensa testaccio? La ciccia. A voi che? Mi piace la ciccia. A voi vi piace la ciccia. Cosa ne pensa testaccio dei sex toys? Può andare. Può andare. Allora. Beh, dice mancanza d'altro. In mancanza d'altro lei ne pensa bene. Va bene signore, grazie mille. La prima puntata della Posta del Cuore è andata. Ecco. Sempre un piacere. Alla prossima, Ciao Leonardo. Ciao. Un saluto ad Anna.